Buongiorno ragazzi, e che giorno? È un giorno di festa, la Pasqua, risurrezione del Signore. Auguri di buona Pasqua a tutti, sperando di portarci via, magari con il minor tempo possibile, le guerre, soprattutto quella tra Russia e Ucraina. Ma oltre a questo, diciamo, messa pasquale, diciamo, seguita, quindi diciamo, rito cristiano molto importante. Ma veniamo al vero motivo del video di quest'oggi, anche se sarebbe un doppio motivo, ma come vedete dall'immagine di video copertina del video, ci restiamo. Eh sì, perché cari ragazzi, la Fortitudo Basket Training rimane anche nella prossima stagione, svolgerà, affronterà il campionato di Serie C Silver, perché ieri, nonostante la sconfitta casalinga e vittoria meritata dei capolisti, e credo forse hanno fatto il salto di categoria in Serie C Gold, credo, da parte della Sveva Lucera, complimenti alla Sveva Lucera, vittoria dei Lucerini ieri al Valaassi contro la nostra Fortitudo per 79 a 56. Per quanto riguarda la partita, posso dirvi, anche perché tra una cosa e l'altra è stata la prima in assoluto che ho visto della prima nostra squadra della Fortitudo Basket Trani, partita che ieri è cominciata in sordina con la pressione, la tensione da parte di tutte le due squadre, ovviamente con obiettivi, potremmo dire, non dico uguali, leggermente diversi. Punteggio basso, soprattutto nel primo e anche un po' nel secondo quarto di gioco. Diciamo che i nostri ragazzi, ecco, forse quello che ci ha penalizzato un po' sono state le palle perse, gli errori in fase di costruzione di gioco e anche nelle conclusioni al canestro. Onore e merito, come ho detto già prima, la Sveva Lucera, che soprattutto nel secondo tempo, tra il terzo e il quarto periodo, ha infilato un bel po' di canestri da tre, di bombe, di triple, quindi merito a loro. Ma oltre a questo, come è giusto, veniamo ad elencare tutti i risultati finali dell'ultimo turno, il tredicesimo di ritorno, il ventiseiesimo complessivo del campionato di pallacanestro Regione Puglia Serie C Silver Girone A. Dinamo Brindisi Carovigno 89 a 70, Rosito Caffè Nuova Cestistica Barletta 81, la scuola di basket Lecce 65, appunto Fortitudo Trani Sveva Lucera 79 a 56 per gli ospiti. Il Frantoio Muraglia Barletta battuto in casa dell'Angiuli Bari, appunto i baresi, per 61-50. In casa il Calimera ha perso di un punto, 81-82, contro l'Armeni Brindisi. Il Monopoli ha perso in casa di 2 contro il CUS Bari, per 64-66. Ed infine l'ASPI Santa Rita Taranto ha battuto nettamente in casa 92-58 la Fortitudo Basket Francavilla. Quindi possiamo dire una classifica che vede, insomma, ovviamente in testa, credo appunto, salto di categoria in Serie C Gold di Lucera, Dinamo Brindisi, Armeni Brindisi. Poi abbiamo il Calimera, Rosito Caffè Nuova Cestistica Barletta, la scuola di basket Lecce, il Monopoli, il Frantoio Barletta, il Carovigno, la Fortitudo Trani, che chiude quindi il suo campionato con 9 vittorie e 17 sconfitte. Peccato così tante sconfitte, ma speriamo che l'anno prossimo venturo ci rifacciamo.
Poi abbiamo il Cools Bar, e con questo voglio aprire una piccola parentesi perché la vera battaglia che si è instaurata fino a pochissimo tempo fa era proprio col Cools Bar, anche se possiamo dire effettivamente che la Fortitudo Trani ha avuto il doppio vantaggio della doppia vittoria nel doppio confronto, scusate il gioco di parole, contro il Cus Bari, battuti recentemente sia a Bari, per fortuna, che a Trani. Dopo il Cus Bari, Aspi Santa Rita Taranto, Angiulli Bari, e chiude la classifica, credo retrocesse direttamente la Fortitudo Basket Francavilla. Oltre questo, perché insomma, se il video sulla Fortitudo Trani, è giusto dare importanza anche ad un'altra delle nostre squadre di Trani, e parliamo della Fratelli Lotti New Juve Trani, che ha espugnato, seppur di soli 3 punti, nella finalissima playout per mantenere la categoria di Serie C Gold, il parquet della cestistica Ostuni per 73 a 70 ieri all'ora 18, visto che ieri potremmo dire che l'ora 18 è stato l'orario forte di tantissime partite nei campionati di Regione Puglia. E quindi la bella per noi della Fratelli Lotti New Juve Trani, perché se vinciamo, quindi manteniamo la categoria, speriamo bene, sarà giovedì, questo giovedì, quindi tra 4 giorni praticamente, 21 aprile 2022 alle ore 20:30, per specifica vi do anche le designazioni: primo arbitro la veneziana Lino di Monopoli, secondo arbitro Capo Siena Mario di San Severo, segnapunti Casamassimo Aldo di Canosa di Puglia, cronometrista Sorice Serena di Ruvo di Puglia, 24 secondi Sorice Sonia di Ruvo di Puglia. Quindi, che altro vogliamo di più, cari ragazzi, amici, fratelli e sorelle, sorelle e fratelli? Buona Pasqua a tutti, la Fortitudo Basket Trani si è salvata, nella prossima stagione farà nuovamente il campionato di Serie C Silver. Complimenti, capitano Stefano Di Laura e compagnia. La nostra Fratelli Lotti New Juve Trani, incrociamo le dita perché anche la Fratelli Lotti si deve salvare, nella prossima stagione deve fare nuovamente il campionato di Serie C Gold, a meno di clamorose sorprese sul campo e non. Quindi, che dire, viva lo sport, viva Treni, viva tutto, viva la Pasqua, auguri di buona Pasqua a tutti. Noi ci vediamo alle prossime occasioni, ovviamente i canali di riferimento li sapete quali sono: i miei YouTube, Facebook, Instagram, chi più ne ha più ne metta. Manteniamoci al tavolo, alla non mangiamo assai oggi, anche se ce la possiamo concedere perché è Pasqua. Quindi saluto ai prossimi appuntamenti, che anche questa settimana avremo altri video. Ciao a tutti, buona domenica di Pasqua e alla prossima. Ciao!